Salvo, in primo piano abbiamo una icona o chiesetta, come si può dire, con acqua sorgiva alla base di essa. Ce ne descrive l'amministratore comunale di Sette Frati, Giuseppe Iannozzi. Buonasera a tutti. Ci troviamo in questo luogo di oramai data talmente antica che non si sono perse le tracce, ma manteniamo viva questa tradizione di questo posto, che è in effetti il crocevia di pellegrinaggi di Scanno, di Minturno e di un altro comune del versante laziale, Pettorano, e che ogni anno in occasione della festa di San Gerardo si rincontrano in questo posto per celebrare una messa in onore di San Gerardo e che ripercorrono le tradizioni degli anni passati tutti assieme, incontrandosi in questo posto e poi proseguendo il loro pellegrinaggio verso il Gallinaro per la ricorrenza della festa di San Gerardo, in quanto la tradizione racconta che San Gerardo sia passato per questo posto e di conseguenza si rivive il percorso di San Gerardo, e noi come amministrazione ci sentiamo coinvolti nel promuovere questa iniziativa, proponendo, ecco, questo incontro, dando la possibilità anche ai pellegrini di potersi rinfrescarsi, certo, assistere a questa santa messa, dopodiché proseguendo per il loro cammino. E abbiamo dato praticamente un'immagine primitiva di questo posto, in quanto era presente una vasca in cui si sciacquava e che poi per eventi atmosferici è stata un po' seppellita e se ne erano perse le tracce. Ultimamente, assieme all'organizzatore di questo evento, che è il signor Pietro Colarossi, e assieme a noi amici volontari, ci sentiamo una famiglia, siamo riusciti a riproporre questa vasca assieme all'amministrazione comunale che ci ha sostenuto economicamente, riproponendo questa vasca come negli anni passati, e questo ci rende orgogliosi. Siamo felicissimi di aver ottenuto questo risultato e speriamo nel tempo di migliorare e conservare sempre di più questa tradizione che ci accomuna un po' tutti del posto. Abbiamo notato la presenza enorme di centinaia e centinaia di persone, bambini anche. Sì, meno male che ci sono bambini che seguiti, educati dai loro genitori, riscoprono le loro tradizioni, perché comunque le tradizioni poi appartengono a tutti, a piccoli e grandi, solo che i piccoli, se non hanno modo di conoscerli, ne perdono la cognizione. E così ci fa piacere vedere tanti ragazzi che di anno in anno crescono in numero e ci rende orgogliosi di questo risultato. Bene, buon lavoro ancora per il proseguo degli anni. Grazie. Arrivederci, a risentirci. Grazie. Buone a voi, cose. Buonasera.